leggere e immaginare. Leggere? Leggere è un incontro con nuovi amici. A me piacciono quei libri che mi fanno immergere in mondi fantastici. Pare a lei. Leggere per me è immergersi in mondi nuovi. A me piace scambiare i libri che amo con le amiche del cuore. A me piace immedesimarmi in un volto nuovo. A me piace leggere dovunque, sotto le coperte, sotto l'ombrellone, persino in classe sotto il banco. A me piace rimanere col fiato sospeso in attesa di un finale. Leggere è coltivare idee nuove. Una fantastica avventura piena di colpi di scena. Wildwood parla di Prue e Curtis, due ragazzi persi in un bosco molto speciale. Prue McGill vive a Portland, una piccola cittadina ai confini di una landa impenetrabile. Un giorno il fratellino di Prue, Mac, viene misteriosamente rapito da uno stormo di corvi. E la notte successiva Prue decide di andare nel bosco proibito a cercare il fratellino, seguita da un suo compagno di classe, Curtis. L'avventura dei due ragazzi nel bosco sarà un'avventura piena di colpi di scena e soprattutto un'avventura emozionante che coinvolgerà il lettore in modo davvero pazzesco. Wildwood, un libro da 10 lode da non perdere, leggetelo! A noi piacciono i libri gialli. Per le vacanze abbiamo letto un libro speciale, La grammatica ti salverà la vita. In questo libro si dice che se non sai la grammatica può essere molto pericoloso. Vero, perché dei bambini di quinta che vengono ospitati in un gran castello affacciato sul lago, gli sembra di incontrare dei mostri che comunque li lanciano delle palline da baseball, dei vetri, dicendogli che bisogna sapere la grammatica e correggono gli errori. Fanno anche degli esercizi in cui c'è la testa di Amleto, che infatti è una cosa che per farli spaventare, ma poi ci sarà un finale a stra sorpresa. Il nostro libro preferito è Bianco come il latte e rosso come il sangue di Alessandro Lavegna. Durante nell'incipit lo scrittore presenta il ruolo di colori nella vita, in particolare del rosso e del bianco. Inizia poi raccontando la storia di Leo, un ragazzo che frequenta la seconda superiore, innamorato di Beatrice. Si affida a Dante, infatti Beatrice si chiama appunto come l'innamorata di Dante, e quando lei si ammala di una grave malattia mi fa di tutto per renderla più leggera. Insieme loro fanno corsi di chitarra e immaginano di viaggiare insieme per il mondo. È un libro bellissimo, lo consiglierei. Un libro che mi ha impressionato e che mi ha tenuto col fiato sospeso è stato 10 cose da fare prima di compiere i 16 anni. Parla di due ragazze che scrivono una lista di 10 cose da fare prima di compiere i 16 anni. Un libro imperdibile, tutto al femminile, da 10 lode. In corpo resano è un libro ambientato ai tempi dell'antica Roma che narra la storia di una ragazza che, mentre abortiva, perse la vita. Fabio Aurelio, non il mio compagno di classe, dovrà investigare sulla sua misteriosa morte.